Sindaco, nell'ultimo consiglio comunale si è discusso del rendiconto 2023, quali sono le novità? Grandi novità non ce ne sono, se non quello che l'amministrazione di Forio sta procedendo bene, è solida, abbiamo un bilancio solido, abbiamo dimostrato che questa amministrazione, oltre ad essere capace di mettere in campo grandi iniziative, oltre ad essere capace di intercettare tanti finanziamenti, è stata anche capace di tenere i conti in regola, che oggi si sa in Italia non è facile. Si è discusso anche del tema della mensa scolastica. Anche la mensa scolastica è un'altra situazione che andiamo a mettere in ordine, a regolarizzare. Erano tanti anni che si parlava di mensa scolastica a Forio. Per la prima volta dopo tanti anni il comune di Forio si prende le proprie responsabilità, cioè quella di essere responsabile appunto dell'affidamento della mensa scolastica, e metteremo a disposizione anche delle risorse importanti. Quando siamo entrati l'anno scorso avevamo promesso che avremmo dato dei contributi per la mensa scolastica, purtroppo in quel bilancio che non avevamo redatto noi, il bilancio di previsione, perché noi entrammo, come tutti sanno, a fine maggio, dovetti mettere a disposizione i miei compensi di sindaco per aiutare le persone in difficoltà con la mensa scolastica. Adesso questo sacrificio non è più necessario perché abbiamo trovato le risorse molto più importanti, molto più cospicue rispetto a quello che può essere l'onorario del sindaco, e quindi daremo, ecco, un'altra risposta importante a tutti i cittadini, specialmente ai più piccoli.